in collaborazione con Trovati ad Itinerari, oggi saremo nel Pavese nord occidentale, proprio a metà strada tra Pavia e Milano. Visiteremo con le nostre telecamere Vellezzo Bellini, un comune diviso su più parti, come si suol dire, su più frazioni, un comune che offre tanto anche sotto il profilo storico, perché visiteremo i suoi palazzi, visiteremo le sue chiese, ma parleremo anche di agricoltura e di prodotti tipici. Quindi non perdiamo altro tempo e cominciamo questo viaggio alla scoperta di Vellezzo Bellini. Seguitemi! Iniziamo il nostro viaggio, la scoperta del comune di Vellezzo Bellini, però dalla frazione di Giovenzano, soprattutto dall'aula consigliare. E qui trovo il sindaco Graziano Boriotti, che saluto e soprattutto ringrazio per l'ospitalità. Sono contento che siate qui, benvenuto, un benvenuto anche a tutti i telespettatori. Siamo nella sala consigliare del comune di Vellezzo Bellini, fisicamente nella frazione Giovenzano. Adesso magari dico due parole. Vellezzo Bellini è un comune di 3.000, circa 400 abitanti, posizionato nell'Alto Pavese, quindi siamo ai margini, a nord della provincia di Pavia. Siamo una decina di chilometri da Pavia, a una ventina di chilometri da Milano, e risentiamo molto dell'influenza di Milano e del milanese. Siamo in piena campagna, quindi chiaramente la vocazione agricola di Vellezzo e di Giovenzano è predominante, anche se negli ultimi, diciamo, circa 20 anni le amministrazioni hanno lavorato per far venire qualche realtà, qualche azienda produttiva, industriale. Sono arrivate, qualcuna è anche importante, poi le vediamo insieme. Risentiamo molto dell'influenza di Milano, naturalmente per la questione geografica, perché siamo vicini, e perché negli ultimi 25-30 anni ci siamo ingranditi. Prima eravamo veramente piccolissimi, all'inizio degli anni 90 eravamo 1100-1200 persone. Le persone che sono arrivate praticamente tutte da Milano e dal sud Milano. Ecco, i pavesi, come dicevamo, si sono fermati a Borgarello, ecco, più a nord non sono venuti, forse qualcuno a Certosa, da noi tutti milanesi, e risentiamo tantissimo in positivo e in negativo, cioè dell'influenza del milanese. Ecco. Sindaco, dicevi insomma che ci sono stati anche degli insediamenti produttivi importanti che poi nel corso della puntata andremo a vedere, però l'attività prevalente rimane l'agricoltura? Sì, rimane l'agricoltura, anche se appunto fino a 30 anni fa era molto più sviluppata. Adesso ci sono alcune realtà di contoterzisti, per esempio, che prima non c'erano. Giovenzano era caratterizzato dall'avere due o tre aziende agricole un po' più grandi. Vellezzo Bellini c'erano più coltivatori diretti, più piccoli proprietari terreni, eccetera. Più si va avanti, più la questione agricola, non dico che perda di valore, perché comunque siamo circondati dalle campagne, ecco. Però insomma, in questo senso c'è ancora agricoltura, però sta diventando
un po' più rilevante anche la questione, diciamo, terziaria. Io ho ancora una domanda. Siamo a Giovenzano, questa popolosissima frazione, ospiti della sala consigliare. Qui c'era un'azienda agricola, a proposito di agricoltura, che negli anni è stata ovviamente trasformata, e questa, le vecchie stalle di una volta sono diventati dei punti di riferimento per il pubblico. Siamo in una delle vecchie stalle, qui ci sono due costruzioni, erano le stalle dei bovini, c'erano anche le stalle dove venivano allevati i polli. Abbiamo cercato di recuperare, siamo riusciti a recuperare una delle due cascine. A partire dal 2011 è stata fatta la prima inaugurazione in concomitanza col 150esimo dell'Unità d'Italia. Sono stati allora inaugurati gli ambulatori e poi nel tempo si sono aggiunte la biblioteca, la sala consigliare e alcune sale ad uso pubblico o privato, insomma, ecco. Rimane da sistemare la seconda cascina, ce l'ho nel cuore questo progetto, ci piacerebbe realizzare uno spazio polifunzionale, aggregativo, una biblioteca, mediateca, un punto di incontro per i giovani, anche meno giovani, con la parte superiore adibita ad auditorium, che ci manca. Però costa un sacco di soldi e qui andiamo a unità di milione, dobbiamo terminare le scuole, qualche milione, questo milione, dobbiamo sistemare la vecchia scuola, vecchio municipio, altri soldi, vabbè, insomma, piano piano vediamo. Bene sindaco, grazie mille per questa introduzione, che dici, iniziamo il nostro viaggio? Iniziamo, andiamo. Ti accompagno, andiamo. Ci addolciamo il palato in questo viaggio alla scoperta di Vellezzo Bellini presso la pasticceria, il forno Cimino. Esatto. Siamo con Andrea, maestro pasticcere ma soprattutto anche responsabile della produzione. Due parole su questa importante realtà che opera qui a Vellezzo Bellini ma in tutta la Lombardia, da quello che ho capito. Sì, diciamo che l'attività nasce nel 1993 col titolare Cimino Daniele Abbollate e dal 2007 siamo presenti qua a Vellezzo Bellini col laboratorio e anche il nostro punto vendita, dove riforniamo ai privati e anche a qualche ristorante. Certo, quindi siete una realtà abbastanza storica sul territorio. Sì, sì, devo dire che c'è una buona risposta da parte della clientela, sia del paese ma anche della provincia, ecco. Esattamente, voi producete sia pasticceria secca che pasticceria classica. Sì, esatto, svariamo dalla classica pasticceria, come in questo caso i cannoncini che Thomas sta facendo, pasticceria secca piuttosto che credenza con torte con la panna per i matrimoni e anche per qualche ristorante appunto che ce le chiede. Ecco, esattamente adesso Thomas cosa sta facendo? Thomas sta facendo i cannoncini, praticamente si tira la pasta col macchinario, si lamina a 3 mm e poi con l'aiuto di queste cannucce viene infilata la pasta, viene arrotolata la pasta, diciamo, che poi una volta arrotolata viene disposta sulle teglie, cotta nel forno e una volta cotta viene tolta praticamente la cannuccia di legno e si ottengono due parti che vengono poi riempite con la crema. Certo, ci vuole parecchia manualità, vedo Thomas. Sì, ci vuole un po' di manualità anche perché poi soprattutto col caldo bisogna essere anche veloci perché poi la pasta soffre, quindi ci vuole manualità. Thomas è con noi da quest'inverno, da prima di Natale, e sta imparando piano piano e è una forza in più, ecco. Certo, poco fa Thomas che cosa ha levato dal forno? Ha tirato dal forno, abbiamo fatto delle crostatine che si andranno a riempire sempre con la crema e poi decorati con pezzettini di frutta, fragole oppure le crostatine con le marmellate al cioccolato piuttosto che i fondi di frutta che poi si andranno a guarnire sempre con frutta, crema, gelatina. Tanta fantasia. Ci vuole tanta fantasia. Tanta fantasia, ma anche una materia prima di qualità. È fondamentale, la materia prima diciamo che è la base, senza una materia prima di qualità è il primo riscontro da parte del pubblico, perché con un burro di qualità, una farina di qualità,
si ottiene grandi prodotti, ecco. Soprattutto per quanto riguarda le farine e i burri si ottengono grandi lievitati che diciamo è il nostro punto di forza. Ne produciamo molto. E quindi panettoni, colombe, sì, anche croissant per le colazioni. Abbiamo appunto il nostro punto vendita a Bollate principale, dove ha anche la caffetteria da cui appunto le colazioni vanno per la maggiore, ecco. Bene Andrea, lasciamo il forno, lasciamo Thomas al suo lavoro, che dire, andiamo a degustare volentieri, qualcosa? Volentieri, andiamo. Grazie. Alle nostre spalle il forno, qui invece siamo nel vostro punto vendita, ci ha raggiunti anche Carla Guzzi, sommelier. Andrea, sì. Cosa ci fai degustare? Allora, vi faccio degustare appunto quello che abbiamo visto prima, che Thomas stava lavorando, ovvero i cannoncini, che in questo caso sono cotti e riempiti con la crema, oppure le tartellette con sopra la frutta, i cannoli siciliani, che anche se non siamo in Sicilia però è un prodotto che va molto dalle nostre parti, la sfogliatella farcita con crema pasticcera o il classico bignè, oppure pasticceria secca con base di burro, in questo caso frolla, al cacao, piuttosto con le mandorle, nocciole o pistacchio. Andrea, grazie mille per queste spiegazioni, ci hai fatto venire l'acquolina in bocca, come si suol dire. Carlo, pasticceria Mignon, sì. Da fine pasto, fine ovviamente. Pasto, sì. Cosa ci abbiniamo? È la nostra tradizione, pasticceria Mignon è la nostra tradizione, quella che noi, io ricordo i vecchi tempi, si arriva a casa la domenica con le famose pastarelle, non con le paste. Cosa abbinare? Beh, in questo caso i prodotti sono abbastanza eterogenei, ma anche variegati come gusti. Ad esempio sul cannolo siciliano, che va molto di moda, come ho detto giustamente, ma che io amo tantissimo, beh, qui si aveva un vino passito, un vino moscato passito, mentre invece sull'altra pasticceria, dalla classica bignè alla tartelletta con la frutta al cannoncino, ha un bel moscato normale, uno scatto magari a tappo raso, quelli non spumanti, così non così invasivo con le bollicine, e che ti riempie la bocca e si amalgama con il dolce, dolce con il dolce come sempre. E adesso io non ho qui il vino, ma però il pasticcino te lo mangio, eh. Sei d'accordo? Va bene. Allora guarda, io te ne rubo uno, anzi ne passo uno a Carlo. Grazie. Ne rubo uno anche io. E faccio cin cin con questo. Cin cin e addentiamo. Siamo alla frazione Giovenzano, vi racconto una bella storia commerciale, una storia che fonda radici, pensate, appena dopo il dopoguerra. Siamo con il presidente della cooperativa di consumo, Ettore, dico bene, insomma, Ettore, in tempo esatto. Di povertà, insomma, l'Italia usciva da una disastrosa guerra. E da lì, anche grazie a questi posti, è ripartita. Sì, si sono riuniti molti abitanti del paese, all'inizio erano addirittura 100 o molto di più, credo. E sono riuniti per combattere questa, diciamo, mancanza di materie prime che c'erano all'epoca, quindi acquistando l'ingrosso e vendendo poi ai soci nell'immediato dopoguerra. Oggi invece questa realtà che cos'è? Quanti soci sono arrivati? I soci iscritti sono 36, però diciamo siamo un gruppo di 14 che gestiscono il bar giornalmente e ci diamo da fare in quel senso per portare avanti questa attività creata dai nostri, diciamo, nonni a questo punto. Ecco, quindi siete un bar, ma siete anche un punto di ritrovo. Sì, molte persone del paese, diciamo, i vecchi abitanti del paese si ritrovano praticamente qui da noi, tutti i giorni. Poi tenete aperto ovviamente il bar, qua si può scambiare due chiacchiere, sì. Giocare a carte, bere un buon caffè, bere un bel bianchino, come si suol sicuramente dire. Sicuramente quello. Che dici se ci spostiamo di là? Perché ho visto che qui c'è una tradizione, non svelarcela, ma ce la racconti di là. Andiamo. Ok, andiamo. Ed ecco la svelata, la tradizione del mercoledì. Il mercoledì del salame, esatto, sì. Tutti i mercoledì si trovano questi signori qua per una bella salamata in compagnia. Quattro chiacchiere, si parla del più e del meno. Chi porta il salame? A rotazione? A rotazione. Non c'è una persona, diciamo, che si occupa solo di quello. Ettore, allora, io mi sposto, vado dal nostro sommelier Aguzzi. Carlo, tra amici a degustare un buon bicchiere di vino e un salame.
Esattamente, un buon bicchiere di vino e salame. Salame è meraviglioso da vedersi la faccia, lo assaggeremo anche. Il bicchiere è il classico la mattina alle 10, il famoso bianchino, non si può mancare il bianchino, quindi Pinot dello Trepò Pavese, splendido, profumato, leggermente frizzante, petit, e ce lo gustiamo così, diciamo che è la merenda ideale per la mezza mattinata. Cosa dici? Proviamo? Bene Carlo, condivido in pieno questo accostamento, rubo anch'io un buon bicchiere di vino dell'Oltrepò Pavese. Grazie al presidente per l'accoglienza, cincina a tutti voi. Parliamo anche di agricoltura, o meglio, di allevamento. Qui a Velezzo Bellini lo facciamo alla frazione Rebecchino presso l'azienda agricola Zambianchi. Con noi abbiamo Andrea, insomma, giovane allevatore. Due parole sulla storicità della tua azienda, se non sbaglio nasce appena dopo la guerra. Esatto, sì, buongiorno a tutti. La storia di questa cascina è secolare perché gli edifici più antichi risalgono al 1600 circa, quindi un'azienda con una storia molto antica. Noi come famiglia Zambianchi abbiamo cominciato negli anni 50, quando mio nonno si è trasferito qua e ha cominciato quindi con l'allevamento delle bovine da latte, e successivamente poi ha portato avanti il tutto mio papà e mio zio, e fino ad oggi, quando vabbè, sono ormai 8 anni che già io lavoro qui a tempo pieno e ci occupiamo quindi dell'allevamento di queste bovine da latte, con anche la lavorazione dei campi per produrre i foraggi necessari, insomma, fabbisogno dell'allevamento. Ecco, hai parlato di fabbisogno dell'allevamento, quanto è importante un'alimentazione sana per le vacche da latte? Beh, quello molto, e ultimamente cerchiamo anche di produrne il più possibile nei nostri campi, cercando di limitare l'uso di chimica. Esatto. E, quindi come coltivazioni prevalentemente facciamo mais e erbai da foraggio, che serve per alimentare esatto, prevalentemente il bestiame. Ecco, siamo all'interno della tua stalla, una delle più grosse che hai qui all'interno della cascina. Certo. Io noto che, insomma, il benessere animale qui è rispettato appieno. Ovviamente cerchiamo di dare molta importanza anche a quello, per far star bene le bestie, e cosa che ci viene anche imposta dalle normative vigenti, quindi per quanto riguarda lo spazio, la pulizia, tutte cose che vengono molto attenzionate. Certo, ecco, due parole invece sulla razza. Sì, sono tutte frisone italiana, che è la razza più indicata per la produzione di latte, e tutte nate qui da noi, perché niente, sono tutte vitelle che vengono allevate qua in azienda, ecco, fin da subito. Ecco, tutto il latte che producete in azienda dove finisce? Lo diamo alla Granarolo, che produce anche yogurt e lo Yomo, c'è uno stabilimento qua vicino, solitamente viene conferito lì il latte, ecco. Comunque, ecco, la Granarolo è il nostro riferimento finale. Esatto. Ecco, ancora una domanda, Andrea, la tua passione per il mondo dell'allevamento, insomma, sì. Hai detto che hai iniziato questa attività già da 8 anni all'interno, certo, dell'azienda, però presumo che sia una passione che arriva, sì, dalla famiglia. Sì, è nata fin da subito, certo. Da piccolo, insomma, il mio passatempo preferito era girare qua in azienda, comunque stare sui trattori col papà. E da lì poi, dopo gli studi, è diventato un lavoro in tutti i sensi, ecco. Andrea, voi siete, se non sbaglio, un'azienda un po' a 360 gradi, addirittura producete energia elettrica dall'etame, dagli scarti del vostro bestiame. Esatto, sì, da 3 anni abbiamo avviato un impianto a biogas e praticamente sì, come dicevi, dall'etame, scaldandolo, quindi facendo una digestione anaerobica, insomma, si arriva ad avere del metano che viene poi bruciato da un motore, che è un cogeneratore, perché produciamo sia corrente elettrica che acqua calda, che viene poi utilizzata per i lavaggi della sala di mungitura
e anche per scaldare la beverata delle bestie, così da aiutarle nella digestione. Andrea, grazie mille, grazie, buon lavoro come diciamo sempre ai nostri amici, grazie, imprenditori agricoli, grazie ancora. Grazie. Eccoci nel capoluogo, Vellezzo Bellini, ritrovo il sindaco Boriotti. Sindaco, volevo spendere due parole su questa chiesa. Ciò che mi ha colpito è che il municipio rispetto a questa chiesa dista quasi un chilometro, insomma, di distanza, quindi la considererai più non la chiesa parrocchiale ma una chiesa quasi campestre? Ho fatto la battuta ovviamente, sindaco. Sì, è così, è vero, ma in realtà io vado oltre la battuta, perché qui c'è proprio un detto, una specie di proverbio popolare, lo dico in dialetto come certo, viene detto qui: i mat d'Avlesan fai la chiesa fuori dal paese, i matti di Vellezzo hanno costruito la chiesa fuori dal paese. In realtà c'è una motivazione, è vero che è fuori, si pensa, insomma, anche se non ci sono dei riscontri oggettivi, però qualche documento l'hanno trovato qui, probabilmente su sedime privato di qualche convento pavese, okay? C'era un oratorio dedicato a San Nicolò, a cui evidentemente la gente si era molto affezionata. E quando verso la fine del 600, nel 700, la comunità decise che era il tempo di realizzare una chiesa parrocchiale, decisero di erigerla qui. Adesso non so se c'erano già le rovine dell'oratorio oppure se proprio la realizzarono sopra l'oratorio, nello stesso punto. La chiesa è grosso modo equidistante da Origioso e dalla Cascina Rebecchino, quindi diventava in mezzo alle campagne un po' il punto di riferimento e di ritrovo dove le persone dei vari luoghi venivano, si riunivano o celebravano. Ecco. Quindi è vero, è fuori, è una cosa un po' strana, un po' particolare. Qualche anno fa, quando non c'erano costruite queste case, era veramente in mezzo alle campagne, veramente fuori dal paese. Bene sindaco, grazie per questo curioso aneddoto. Che dici se entriamo e andiamo a conoscere Don Gabriele? Andiamo dal Don Gabriele. Andiamo. Eccoci con Don Gabriele all'interno di questa bella chiesa parrocchiale. Don, grazie della possibilità di raccontare questa chicca storica per i cittadini di Vellezzo Bellini. Ecco, una chiesa, dicevamo, quasi campestre rispetto certo, all'asse con il municipio, però una chiesa ricca anche di opere. Sì, sicuramente una chiesa decentrata, così come avete potuto vedere. Una chiesa che sicuramente è una chiesa che ha avuto diverse evoluzioni. Sappiamo sicuramente che lo stato attuale è una chiesa che nasce dopo il 1500, così come dimostrano gli altari che troviamo qui proprio all'interno, sia l'altare maggiore sia i due altari laterali. Uno dedicato alla Madonna del Carmine, che è la patrona insieme a San Bartolomeo della nostra comunità e che vede ancora oggi una devozione e anche un'attenzione comunitaria per vivere i momenti di sagra, di festa e anche di comunione e anche di folklore. E l'altro altare è dedicato a Sant'Antonio da Padova. La chiesa, come dicevamo, è dedicata a San Bartolomeo Apostolo e San Nicolò. San Nicolò sappiamo che è stato uno dei primi patroni della comunità cristiana di Vellezzo, anche se ad oggi non ci sono nessuna immagine, non c'è nessuna statua e non ci sono nemmeno delle fonti che ci dicono le origini, ecco, di questa devozione. La chiesa è arricchita poi da due altari laterali, una che conserva un crocifisso ligneo di pregevole valore e uno dedicato alla Vergine Immacolata. Nel battistero, ecco, particolare interessante, è conservato un affresco del Massacra che era custodito presso il cimitero di Vellezzo e che nel 1900, durante i lavori di restauro e di ristrutturazione
ristrutturazione del cimitero è stato posto poi qui nella chiesa parrocchiale. Nella chiesa poi è anche conservato questo piccolo gioiello che è l'organo dei fratelli Lingiardi 1905, che è stato proprio restaurato recentemente, e l'opera di restauro si è conclusa nel 2021, e nel 2021 abbiamo avuto l'occasione di inaugurarlo. Un organo imponente, così come gli stessi restauratori hanno definito per la chiesa, un organo con dei registri particolari, profondi, e che dona anche solennità a tutte le nostre celebrazioni. Questa è un po' la caratteristica della chiesa. Da ultimo l'altare di San Bartolomeo, tutte le statue che sono conservate sono del 1800, patrono principale, la cui festa viene ancora celebrata alla fine di agosto, ecco, così come memoria. E queste sono un po' le caratteristiche della nostra chiesa, una chiesa bella che ha necessità di qualche lavoro di restauro. La pandemia ci ha bloccati un po' per quanto riguarda anche proprio la progettazione dei restauri, ma contiamo, ecco, nel prossimo anno di iniziare a dare una rinfrescata, ecco, a questa bella chiesa parrocchiale. Grazie Don per averci raccontato così nel dettaglio questa parrocchiale. Non scappi, perché nel corso, certo, della puntata andremo a raccontare invece l'altra chiesa, quella della frazione di Giovenzano. Certamente. Parliamo anche di ambiente qui a Velezzo Bellini, lo facciamo all'interno di Acqua e Sole, un'azienda virtuosa che ridà alla terra quello che gli è stato tolto all'inizio della trasformazione. Siamo con Virginia, ingegnere ambientale. Ecco Virginia, due parole su questa realtà, dicevo un'azienda virtuosa, perché in effetti è così considerata anche da voi tecnici. Sì. È un piacere lavorare in Acqua e Sole proprio per l'innovatività, diciamo, dell'azienda. Acqua e Sole fonda le sue origini nelle idee dell'ingegner Giuseppe Natta, figlio del premio Nobel per la chimica Giulio Natta. Sostanzialmente l'ingegnere era uno dei precursori di quella che oggi viene definita economia circolare, e proprio da un'idea dell'ingegner Natta nasce il centro di recupero di elementi nutritivi di Velezzo Bellini. L'idea era quella di riportare al suolo ciò che dal suolo viene estratto con la coltivazione agricola e svincolarsi quanto più possibile dall'importazione di fertilizzanti chimici dall'estero. E quindi è nato nel 2011 circa l'idea di realizzare questo centro di recupero di elementi nutritivi che dagli scarti della lavorazione alimentare va a produrre un ammendante, un vero e proprio fertilizzante, un end of waste, il solfato ammonico. In questo impianto vengono collettati i rifiuti, quindi provenienti dal ciclo di produzione e consumo degli alimenti, tra cui anche i fanghi di depurazione da impianti civili e rifiuti dell'industria agroalimentare. Ovviamente parliamo di rifiuti organici. Nell'impianto viene condotto un processo di digestione anaerobica termofila. Quindi i rifiuti vengono portati nell'ambito del trattamento condotto con trattamento di recupero a circa 50-55 gradi centigradi e viene estratto un prodotto stabilizzato, il digestato, che viene destinato all'agricoltura. Il centro appunto nasce per dare un servizio principalmente agli agricoltori, che rappresentano, diciamo, i principali attori del territorio pavese, che ha una vocazione prettamente agricola. E attualmente appunto stiamo implementando ulteriori varianti all'impianto che possano consentire di aumentare i servizi resi al territorio.
In particolare nell'ambito di una delle ultime autorizzazioni, l'autorizzazione unica ottenuta nel 2020, è stato implementato nell'autorizzazione, quindi nell'ambito del processo condotto dell'impianto, anche la produzione di biometano. C'è da sottolineare che l'impianto, in realtà, dal punto di vista energetico, è un impianto assolutamente autosufficiente. Nell'ambito infatti del processo di digestione anaerobica termofila viene prodotto biogas che viene utilizzato principalmente per coprire energia elettrica e termica necessaria al processo. L'impianto infatti può funzionare in isola, ossia nel caso in cui ci fosse un distacco dalla rete elettrica possiamo, diciamo, andare avanti ad autoalimentare le nostre utenze elettriche e ovviamente produrre l'energia termica che ci serve per il processo. Quindi diciamo che principalmente produciamo energia elettrica e termica per produrre, per coprire le nostre esigenze. Quello che rimane viene mandato alla produzione di biometano. Il biometano che può essere immesso nella rete di distribuzione locale, quindi senza necessità di un'ulteriore compressione, perché bene o male la rete viene gestita a circa 4,5 bar, e quindi abbiamo un ulteriore risparmio di energia perché non c'è necessità di compressione. Qualora ci fosse necessità di distribuzione, il biometano può essere destinato alla stazione di servizio di distribuzione al pubblico di biocarburanti che ad oggi è in corso di realizzazione e che verrà attivata nel corso del corrente anno. In particolare, gli impianti che noi andiamo a realizzare sono impianti che devono dare dei servizi al territorio e infatti ci siamo chiesti come implementare i servizi resi dall'impianto di Vellezzo Bellini e coinvolgere quindi anche la popolazione in questo processo virtuoso. Quindi produciamo attualmente un digestato, quindi un ammendante da mandare al mondo agricolo, un end of waste, un fertilizzante a tutti gli effetti che è il solfato ammonico che viene prodotto dall'ammoniaca estratta dal processo, che può essere un fattore inibente della digestione anaerobica termofila. Produciamo biometano. Il biometano ci serve anche per coinvolgere la popolazione in questo meccanismo virtuoso. Infatti ci siamo chiesti come poterla coinvolgere. Quindi il biometano verrà distribuito tramite la realizzanda stazione di servizio di distribuzione al pubblico di biocarburanti a prezzi agevolati ai comuni limitrofi, principalmente al comune di Vellezzo e poi anche ai comuni limitrofi al comune di Vellezzo Bellini. Questo perché cerchiamo di spronare un processo virtuoso che porti il cittadino a fare sempre meglio la raccolta differenziata. Quanto più il cittadino sarà virtuoso nella raccolta differenziata, tanto più riuscirà a percepire uno sconto sulla distribuzione del biometano che verrà prodotto direttamente dall'impianto. Infatti la stazione di servizio ha una connessione diretta al nostro impianto. Abbiamo posato circa 1200 metri di linea, quindi un vero e proprio metanodotto, per consentire la distribuzione diretta del biometano alla popolazione. Bene Virginia, grazie mille, siete davvero un'azienda virtuosa, complimenti, in bocca al lupo per l'attività. Grazie mille e crepi il lupo. Vellezzo Bellini si può fregiare sul proprio territorio di un brand di riferimento, ovvero Galabusera, un marchio di riferimento a livello nazionale per quanto riguarda i prodotti da forno. Siamo con Gabriele, che è il direttore operation, e con Giovanni, che è il direttore invece di produzione dello stabilimento. Gabriele, siamo in un punto nevralgico, perché in questa mini saletta, passami un po' questo termine, nasce tutta l'operatività mattutina. Assolutamente, è corretto. Noi ci troviamo qui con Gianni e con tutto il gruppo ogni mattina per verificare gli indicatori del giorno precedente. Quindi cerchiamo di capire come è andata la produzione e apportare correttivi laddove è necessario. Partiamo sempre dalla sicurezza per poi andare a parlare di come è andata la produzione per quanto riguarda i chili prodotti verso i chili pianificati, lo scarto e il sovrappeso e le persone che hanno lavorato con noi. Ecco,
mentre la produzione parte, diciamo così, però qua arriviamo alla fine del vostro percorso, perché abbiamo i prodotti più di riferimento, dalle colombe ai panettoni, ma poi soprattutto con i prodotti per cui siete conosciuti, che sono questi. Allora, qui abbiamo tutta la produzione dello stabilimento di Vellezzo Bellini di Galbusera. Vellezzo Bellini fa ogni anno circa 60.000 quintali di buon prodotto. La metà, circa 30.000, è rappresentata dai nostri ottimi panettoni a marchio Tre Marie, e altri 15.000 quintali sono rappresentati dalle colombe, sempre a marchio Tre Marie. Noi abbiamo una campagna di Natale che parte da luglio e arriva fino a metà novembre, mentre la campagna di Pasqua riprende subito a gennaio, appena finite le vacanze natalizie, e si protrae fino a metà marzo. Tutto l'anno invece facciamo questi prodotti. Abbiamo le nostre fette biscottate spesse, belle buone, in 4 gusti, abbiamo le fette biscottate snack in 2 gusti e poi abbiamo i ricoperti di cioccolato. In particolare abbiamo i nostri cracker cereali G ricoperti di cioccolato e i 2 gusti fondente e latte dei biscotti Slim cereali G ricoperti di cioccolato. Bene direttore, grazie mille di averci raccontato quali sono i vostri prodotti, però noi li vogliamo anche vedere nascere, questi prodotti. Andiamo in produzione? Andiamo! Siamo in uno dei luoghi sacri per la Galbusera, che è la sala lieviti. Qui di fronte a noi abbiamo il lievito madre per produrre soprattutto i panettoni, se non sbaglio, le colombe, insomma, ecco. Giovanni, quanto è importante una materia prima di qualità per produrre ovviamente alla fine un prodotto che sia apprezzabile dalla clientela? Allora, di base avere un lievito madre ben curato e duraturo, soprattutto abbiamo appunto rinfresco tutto l'anno, quindi questo lievito madre deve essere rinfrescato tutto l'anno, ogni 48 ore, mentre in campagna ha di suo le 36 ore dove abbiamo le girate che poi portano al panettone, alla lavorazione del panettone. Quindi questo lievito madre ha circa 60 anni di base, quindi il ceppo dura da 60 anni. Teniamo 3 madri durante i rinfreschi in questa sala lieviti a 17 gradi, in una stanzetta dove logicamente ci sono 17 gradi, e una madre a 4 gradi, di modo che se dovesse succedere qualcosa a quelle mantenute a 17 gradi, quella a 4 si può recuperare. E le dirò di più, abbiamo un ceppo in università a Milano mantenuto a meno 70 gradi, di modo che è impossibile perdere completamente il lievito madre. Quindi lo coccolate, questo lievito, è fondamentale. Assolutamente, è proprio di base. Senza il lievito madre non riusciremo a fare un panettone Tre Marie, che è, secondo tutti, verissimo, il brand di riferimento, esatto, per i panettoni di qualità. Esatto. Quindi dicevamo, va coccolato, giusto? Non ci sono feste che tenga. No, va coccolato perché questo è davvero il segreto di Tre Marie. Come diceva Gianni, è un segreto che si tramanda da oltre 60 anni e fa dei nostri dolci da ricorrenza, panettoni o colombe, i prodotti assolutamente più buoni sul mercato. Questo, il rinfresco del lievito è l'unico lavoro, possiamo dire, nella nostra fabbrica che procede tutto l'anno, e se ahimè cade in festività come il Natale, la Pasqua, il primo giorno dell'anno, l'ultimo giorno dell'anno, possiamo dire non c'è santo che tenga. Quindi ahimè i nostri bravissimi lievitisti dovranno venire in fabbrica per procedere al rinfresco del lievito. Bene direttore, dove mi porti? Adesso andiamo a vedere la fase di taglio, tostatura e confezionamento delle nostre fette biscottate snack belle buone.
Direttore, finalmente vediamo del prodotto. Cosa sta scorrendo su questi nastri? Allora, cosa sta scorrendo? Abbiamo già pronti i nostri pani che sono stati lavorati nello scorso turno. I pani vengono affettati nella nostra affettatrice per creare appunto le fette. Queste fette poi vengono biscottate, quindi vengono cotte un'altra volta in questo forno. Le vedremo poi uscire a fine cottura e poi vedremo il loro confezionamento. Direttore, siamo arrivati alla fine del nostro viaggio. Abbiamo visto quei robottini, mi passi questo termine poco tecnico, smistare le feste biscottate, insomma, nelle varie confezioni che poi sono quelle che hai in mano. Esatto, quindi i robottini prendono appunto le nostre fette, le mettono in una pila da tre e le conducono in una macchina che realizza la monoporzione, quindi il flow pack con all'interno atmosfera modificata. Il flow pack poi viene inserito nell'astuccio. L'astuccio ovviamente viene controllato da questo macchinario per evitare corpi estranei e infine viene inserito nell'unità di vendita e quindi arriva alla grande distribuzione e sulle tavole poi dei nostri cari consumatori. Bene, direttore, grazie mille dell'accoglienza, grazie anche a Giovanni per l'ospitalità qui nel cuore pulsante che è la produzione. Buon lavoro! Grazie mille, è stato un piacere e saluti a tutti. Siamo ritornati alla frazione Giovenzano e qui ritroviamo anche Don Gabriele che ci ha spalancato le porte della parrocchiale di questa frazione, sì. Dico bene perché giusto. È parrocchia. È parrocchia, sì sì. Parrocchia di Giovenzano dedicata ai Santi Gervasio e Protasio. Anche di questa chiesa non abbiamo tantissime notizie storiche. Di sicuro sappiamo che la sua nascita e anche il suo sviluppo è legato anche al periodo storico nel quale i carmelitani della chiesa del Carmine di Pavia officiavano e vivevano il loro servizio ministeriale, se così lo possiamo definire, qui nella nostra zona e in particolare qui a Giovenzano. La chiesa è una chiesa sicuramente più piccola rispetto a quella di Vellezzo, restaurata negli anni 80 del secolo scorso. Di pregio sicuramente abbiamo l'altare della Madonna del Rosario, questo ricorda proprio la presenza dei carmelitani con degli affreschi che raffigurano i 15 misteri del Santo Rosario e ancora tuttora abbastanza ben conservati. La chiesa è titolata ai Santi Gervasio e Protasio, come dicevo, martiri milanesi, e questo ci ricorda anche come proprio la vicinanza a Milano ha portato anche ad avere come patroni questi due santi dei primi secoli della chiesa. Così i due altari laterali sono proprio dedicati, l'uno alla Madonna del Rosario e l'altra ai Santi Gervasio e Protasio. Interessante nella tradizione della nostra parrocchia è la presenza della statua della Madonna di Lourdes, una devozione molto profonda che lega la Vergine a questa terra, a questo popolo, e di modo particolare attorno alla statua della Madonna di Lourdes, che è arrivata nel 1900, quindi recentemente rispetto al tempo, però vi è una devozione molto profonda e la gente non solo di Giovenzano, di Vellezzo, ma anche dei paesi vicini è abituata durante la festa, quindi nel febbraio, l'11 febbraio, a venire proprio a chiedere e ad invocare protezione da parte della Vergine. Queste sono le caratteristiche, ecco, di questa piccola chiesa che però è ben conservata e ben custodita e anche ben officiata, se così possiamo dire, non solo dal parroco ma anche dalla comunità. Insomma, un'altra chicca, un altro gioiello del paese. Grazie ancora a Don Gabriele, grazie ancora, la saluto e noi grazie continuiamo il nostro viaggio invece alla scoperta di Vellezzo Bellini. Facciamo un cenno storico.
qui a Vellezzo Bellini, lo facciamo all'interno del castello di Giovenzano, detto anche il Giardinone. Siamo con Cesare, titolare di questa storica struttura, del cuore di questa popolosa frazione. Ecco Cesare, due parole sulla storicità di questo luogo e cosa rappresenta per la vostra famiglia. Beh, allora, era un po' il pallino di mio padre questo, perché noi siamo di Giovenzano. Pare che, tra l'altro, dalle notizie storiche fatte da un libro che aveva pubblicato il comune, il primo abitante di Giovenzano di cui si ha notizia è stato un certo Gatti Giovanni, che ha comprato un terreno nel 1189, quindi siamo qui da, siamo qui da un po'. Quando lo abbiamo acquisito come famiglia nel 1981, era praticamente semidistrutto, non c'era più niente, non si è salvato un soffitto, un pavimento e nient'altro. La struttura risale come castello o come casaforte al 1550 per opera del marchese Pallavicino di Ramo Scipioni. E molto probabilmente si è appoggiato a una struttura preesistente, perché la struttura alle mie spalle è più quattrocentesca, le colonne e anche il tipo di finestre sono quelle. L'affresco rappresenta una scena di un matrimonio, e ci è sembrato anche giusto, dopo averlo restaurato, riparato e messo a posto, di utilizzarlo e lasciarlo anche al pubblico utilizzo come location per matrimoni, eventi ed altro. Ed è quello che praticamente in questo momento stiamo facendo da alcuni anni. Ecco, che servizio offrite insomma ai futuri sposi? Noi diamo la disponibilità della location per l'intera giornata, dopodiché loro possono scegliere chi vogliono, fare come vogliono, che sia sposi, che siano matrimoni, che siano compleanni, che siano battesimi, cresimi. Abbiamo avuto anche una festa di scampato pericolo, perché hanno litigato una settimana prima del matrimonio, avendo già pagato anche in parte il catering, hanno detto beh, meglio una settimana prima che una settimana dopo, e hanno preferito festeggiare l'evento in un po' strano, però vabbè, per noi non c'è problema. Quindi chiunque voglia venire qui è benvenuto. Quindi ci sono questi splendidi giardini, ho visto, certo. Dietro a quegli archi c'è un bellissimo e suggestivo viale alberato. Sì, sì. Ci sarebbe anche in fondo un bellissimo laghetto, il problema è che con la siccità in questo momento non riusciamo a tenerlo pieno, perché se anche andassi con delle pompe si perderebbe poi, perché la falda ormai si è abbassata e non posso andare a chiedere ai contadini di non dare l'acqua al riso per darlo a me, quindi certo. In questo momento... Poi ho visto che ci sono un sacco di salette caratteristiche dove ci si può sposare attraverso una convenzione con il comune, poi c'è la sala, quella più nobile presumo, dove si svolge il banchetto. Beh sì, il salone, c'è un salone che tiene fino a 180-200 persone, abbiamo fatto anche matrimoni più grandi, perché con un matrimonio greco hanno messo anche una tensostruttura fuori dal portone, visto che le vetrate si possono aprire completamente e quindi si può fare una sala ad L, erano i 240 e volevano ballare i sirtacchi, quindi ci sono stati loro insieme al Pope in questo caso e hanno fatto la loro festa. Abbiamo fatto feste per bar mitzvah ebraici. Certo, insomma, una location a tutti gli effetti. A tutti gli effetti, è aperto a tutti, quindi non ci sono problemi o pregiudizi. Certo. Cesare, grazie mille dell'ospitalità. Grazie a voi. Soprattutto per averci dato la possibilità di raccontare una perla artistica e storica come questo bel castello. Grazie ancora. Grazie, arrivederci. Facciamo un cenno al meraviglioso mondo della lettura e lo facciamo dalla biblioteca comunale. Ecco con noi ancora il sindaco Boriotti. Sindaco, due parole sugli investimenti che avete fatto per rilanciare il mondo della biblioteca, per rilanciare il mondo culturale di Vellezzo Bellini, partendo da questo luogo. Sì, è un luogo che abbiamo recuperato e 5-6 anni fa abbiamo destinato a biblioteca. Biblioteca Gianni Rodari, l'abbiamo intitolata qualche anno fa in occasione del centenario e ci è piaciuto intitolarla così. Ci teniamo tanto alla questione culturale in senso lato e quindi abbiamo investito del denaro sia per sistemare i locali, sia per acquistare libri, sia per organizzare eventi, attività,
si occupa di questo aspetto Valentina, che è il mio assessore all'istruzione e alla cultura. Purtroppo oggi non può essere presente, ci tenevo che ci fosse. Lei è brava, ci mette tanta passione ed è un po' la mente di quello che succede qui. Riusciamo a fare tante belle cosette, per quanto siamo comunque una comunità piccola, quindi è evidente che le attività della Bonetta di Pavia, siamo lontani da quello naturalmente, però riusciamo a fare qualcosa di buono anche e soprattutto grazie all'aiuto di persone che qui danno in modo volontario del tempo e della disponibilità. Organizziamo eventi soprattutto per i piccoli, ecco qui siamo nella stanzetta che è destinata ai bambini con lo spazio morbido, un sacco di libri loro eccetera, cerchiamo di farlo anche per gli adulti qualche volta sono attività con un taglio, come dire, più strettamente culturale, qualche volta ha una natura più ludica. L'idea comunque è quella di aggregare attorno al tema della cultura in senso lato, ecco. La biblioteca in questo momento è qui, è una realtà secondo me che è anche adeguata, se vogliamo, una realtà di 3.000 persone, però qualche volta percepiamo la necessità se ci fosse qualche spazio in più. Allora quindi per esempio la seconda delle due cascine che si sono viste, che si vedono insomma nelle immagini, ci piacerebbe destinarla come uso a una biblioteca, una mediateca, un'emeroteca, insomma un luogo dove ci si possa incontrare, parlare, fare cultura, lettura, riunirsi, insomma ci piacerebbe molto. È il vero sogno nel cassetto quello. È il vero sogno nel cassetto, sì, anche perché appunto l'altra cascina è proprio in mezzo al paese di Giovenzano, insomma, necessita di interventi che però, insomma, ahimè, alla fine andiamo a finire sempre sulla questione economica. Qui, come abbiamo già detto in giornata, si va a unità di milione, servono un sacco di soldi, insomma, però vabbè, diciamo che il sogno c'è, la volontà anche, prima o poi quando riusciremo metteremo mano anche a quella cascina per dare un qualcosa di in più, ecco. Una realtà importante, per esempio, in biblioteca non è stata una cosa pensata, è venuta un po' quasi casualmente. Il venerdì pomeriggio qui si ritrovano i bambini, soprattutto stranieri, a fare i compiti. Bambini stranieri che magari in casa, dove non si parla tanto l'italiano o forse non si parla italiano, qui si incontrano, si fa socialità, si fa aggregazione, si fa cultura ed è una realtà piccola però è significativa e molto importante e siamo molto contenti di questo. Siete davvero una bella realtà, soprattutto lo è la Biblioteca Rodari per quello sì. Che fa e come diciamo sempre, viva la cultura. Viva la cultura, grazie. Scendiamo in campo nel vero senso della parola perché siamo sul campo da gioco della SD Velezzo Bellini Calcio, sono con Maurizio che è il presidentissimo di questa bella realtà che ovviamente fa sport, si impegna per i giovani, insomma raccontiamo un po' chi siete. Noi come associazione siamo nati ufficialmente nel 1990, quindi ormai è parecchi anni che operiamo nel territorio comunale, è nata soprattutto per far giocare i bambini, i ragazzi fino diciamo all'età giovanile e in più diciamo abbiamo aggiunto una prima squadra di rappresentanza proprio. Quindi noi ci occupiamo principalmente di calcio per il settore giovanile, dopodiché abbiamo espanso la nostra diciamo, attività con la pallavolo, quindi abbiamo una squadra mista di pallavolo e facciamo dei corsi sia di ginnastica per adulti che di psicomotricità per i bambini piccoli dai 4 ai 5 anni. Questa è un po' diciamo in sintesi la nostra attività. Abbiamo tutte le categorie del settore giovanile, quindi partiamo dai piccolissimi primi calci, i piccoli amici, pulcini, esordienti e dopodiché passiamo alla prima squadra che è la seconda categoria.
Presidente, se non sbaglio, voi gestite anche gli impianti sportivi, sì, sia di Vellezzo Bellini, sia della frazione. Esatto, giustamente devo ricordare che noi gestiamo appunto il campo di Giovenzano, dove facciamo solitamente solo le partite ufficiali, mentre tutta la parte di allenamenti li svolgiamo qui nei campi di Vellezzo Bellini, in questo campo a 7 e nel campo a 9. E devo dire che siamo comunque tutti volontari, quindi ci arrangiamo nel miglior modo possibile, soprattutto con l'unico scopo appunto di far divertire i ragazzi. Bene Maurizio, grazie mille, in bocca al lupo per la vostra attività sportiva. Grazie e grazie a voi dell'intervista, grazie. Amici, chiudiamo qui questa bella puntata nel Pavese, esattamente a Vellezzo Bellini. Io vi do l'appuntamento alla prossima settimana con Itinerari. E vi ricordo che il nostro è un territorio da visitare, ma anche da gustare. Ciao! In collaborazione con